Nel capitolo precedente abbiamo visto le vicende di Francia e Stati Uniti, ma non vanno dimenticati altri paesi come ad esempio la Danimarca, che in questi anni svolge un ruolo importante nel cinema grazie soprattutto a Ole Olsen e alla sua casa di produzione, la Nordisk, fondata nel 1906. Effetti di luce, realismo degli interni, esterni naturali e urbani, questi sono i tratti distintivi dei film della Nordisk, il cui maggior regista è stato August Blom, il cui film più importante è Atlantis, del 1913. Altro regista tra i più originali è stato Benjamin Christensen, grazie a uno stile visivo fatto di controluci ed ombre. Aksan, la stregoneria attraverso i secoli, del 1922, è stato il suo maggior successo, un'opera cardine del genere fantastico, in grado di influenzare il cinema espressionista tedesco. Nel 1912 è però la Svezia a produrre i film più innovativi del periodo, grazie soprattutto a tre registi, George Clerker, Maurits Ziller e Victor Sjöström, che passano dalla commedia al poliziesco, dal melodramma ai film di guerra. Di Maurits Ziller ricordiamo ad esempio il miglior film di Thomas Grahl e Il tesoro di arme del 1919. Con Eroticon, Verso la felicità del 1920, egli riesce invece a creare un nuovo stile allusivo, nel quale le situazioni scabrose non sfociano nella farsa. Uno stile al quale si rifaranno più avanti persino Ernst Lubitsch e Frank Capra. Victor Sjöström era invece apprezzato anche per il sapiente uso che faceva del paesaggio con fini espressivi. Il suo primo film, Il carretto fantasma, del 1921, diventa ben presto un classico da vedere e rivedere. Il cinema svedese di quegli anni viene colto come prima alternativa a Hollywood, tanto che ben presto i registi svedesi vengono chiamati in America e la produzione in Svezia crolla. In Germania, invece, fino al 1912, la produzione cinematografica è abbastanza trascurabile. Il cinema gode di una pessima reputazione, colpevole secondo molti di allontanare il pubblico dal teatro. Nel 1913, tuttavia, nascono gli Autorenfilm, che adattano i capolavori della letteratura per cercare di innalzare il cinema a forma d'arte. Il più famoso di questi film è Lo studente di Praga, di Stellan Rai, e prodotto da Paul Wegener. Questo è considerato il primo esempio mondiale di cinema d'autore di avanguardia. Il successo di questo film renderà molto popolari i generi horror e fantastico. Durante i primi anni della guerra la Germania continua a importare film, fino a quando il contenuto di alcuni di essi viene ritenuto nocivo per le sorti del conflitto. Ciò stimola l'industria ad affermarsi negli anni della guerra, fino ad arrivare alla nascita dell'espressionismo tedesco. L'Italia entra tardi nella produzione cinematografica, ma arriva ben presto a insediare la Francia. Il primo film italiano a essere proiettato in pubblico è La presa di Roma, del 1905, diretto da Filoteo Alberini. Di quest'opera purtroppo sopravvivono solamente pochi frammenti. Il rapido sviluppo dell'industria cinematografica italiana si deve anche al fatto che si inizia ad assumere personale dall'estero, soprattutto dalla Francia. E proprio dai francesi si copia anche in particolar modo il genere comico, molto redditizio, che consente ai produttori di sfruttare budget più alti nel genere epico-storico, il cui primo film è Gli ultimi giorni di Pompei, del 1908. Nel 1911 arriva un altro grande successo, La caduta di Troia, di Giovanni Pastrone. Film composto da inquadrature fisse nel quale non era ancora presente l'utilizzo del carrello, sperimentato da Pastrone a partire dal film Cabiria, del 1914. Nel 1913 poi il Quo Vadis, diretto da Enrico Guazzoni, diventa un blockbuster internazionale. Questo film è uno dei primi casi nel quale si fa largo uso di comparse, sfarzose scenografie e set tridimensionali che ricreano l'antica Roma. Da molti è considerato uno dei primi colossal della storia del cinema. Nel 1914 poi il già citato Giovanni Pastrone dirige il già citato Cabiria. Ambientato nella Cartagine del III secolo, il film dura 3 ore e per girarlo vengono impiegate centinaia di comparse. Scenografie enormi, la sceneggiatura viene addirittura firmata da Gabriele D'Annunzio. Il film si ricorda soprattutto dal punto di vista tecnico per il largo uso che fa Pastrone del carrello, ma non solo di quello, anche dell'estesa profondità di campo, per l'esigenza di inquadrare e valorizzare le mastodontiche scenografie. Tuttavia in Italia il ruolo del regista rimarrà ancora per qualche anno un ruolo secondario. Per lungo tempo la paternità di un film sarà ancora appannaggio dello sceneggiatore, mentre il regista viene sottomesso perfino dalle protagoniste femminili, come Francesca Bertini, Eleonora Duse e Lidia Borelli.
Spesso e volentieri, infatti, sono le dive a scegliere come essere inquadrate, che luce va usata e dove posizionare la camera. Dopo la guerra, l'Italia cercherà di recuperare un posto nel panorama mondiale del cinema, ma la concorrenza dell'America porterà al declino degli anni 20.